Allora, la situazione dell'amministrazione comunale di centrodestra è sinceramente una situazione molto difficile, molto combattuta. Ieri il sindaco Ormela ha uscito con un comunicato che abbiamo pubblicato pari pari su Chiusa Azzurra, in cui elenca tutta una serie di critiche, attacchi ai Fratelli d'Italia, in particolare al segretario Matteo Penso. E in pratica dice subito all'inizio che finisce l'intesa politica con Fratelli d'Italia Chioggia e spiega tutta una serie di cose e poi conclude: abbiamo pubblicato il comunicato pari pari su Chiusa Azzurra ieri e quindi vi invito a leggerlo. Sto solo sintetizzando per essere più veloci, per fare un video più corto, e dice: per questo apriamo un confronto con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale e che abbiano a cuore la propria città. Ecco, allora, durante il famoso l'ultimo Consiglio Comunale le minoranze sono uscite tutte, quelle che erano presenti, tranne Marco Veronese che era assente e a casa in convalescenza, ha avuto un intervento abbastanza importante. E queste persone sono il PD, Obiettivo Chioggia, anche la Maria Rosa Bosco della lista cinica, civica, energia cinica, civica, scusate, confondo a volte, in cui hanno detto che peste e corna dell'amministrazione e sono contro in pratica. Allora, francamente, io non credo che il sindaco sia andato in consiglio comunale senza avere la certezza di avere i numeri. Non credo che abbia fatto questo, credo che avesse già e abbia già degli accordi con qualcuno. Che ce l'abbia con Energia Cinica, e la quale dice che peste e corna, però dopo bisogna vedere cosa avrà in consiglio. Voglio ricordare che a volte basta non essere presenti, non occorre votare a favore o contro, basta essere assenti e già manca un voto e già le cose possono passare. Detto questo, poi c'è l'aspetto di Marco Veronese, ribadisco che è un amico, una persona che ho una grande stima, lo ha dimostrato, ha fatto benissimo il vice sindaco durante l'amministrazione Ferro, e che però se entra in giunta, perché io so che Marco è disponibile, ma se entra in giunta, bisogna vedere chi il primo degli eletti, mi dicono che è una donna, e pare che sia favorevole all'amministrazione, sia favorevole a dare fiducia al sindaco. Quindi c'è tutta una serie di, diciamo, di posizioni che andremo a vedere, diciamo, nei prossimi giorni. Tra l'altro, c'è anche la posizione di quelli di Fratelli d'Italia, in particolare la Claudia, l'Annot e il Claudio Bullo. L'Annot, lo diciamo senza nessuna malizia, è fidanzata con il presidente di SST, scusate, dell'IPAB Ferraino. E esce regolarmente come famiglie con il sindaco Mauro Morelli per rispettive mogli, e quindi c'è un rapporto che va al di là, diciamo, dell'aspetto politico, c'è un aspetto proprio di amicizia. Quindi la Katia appoggerà comunque l'amministrazione Armelao. Bisogna vedere cosa succederà per quanto riguarda il vice sindaco Elena Zennaro e diciamo Claudio Bullo. E bisogna vedere se Fratelli d'Italia a livello provinciale e regionale, con questa ultima uscita del sindaco, continuerà ad appoggiare. Quindi bisogna vedere se chi rimarrà di Fratelli d'Italia rimarrà come Fratelli d'Italia, oppure o si dimette da Fratelli d'Italia oppure verrà espulso. Questo è un punto di domanda che verremo a sapere nei prossimi giorni. Mi limito a questo, concludo dicendo: il sindaco aveva detto in un precedente consiglio comunale che si trattava, non era una crisi, ma un problema di rapporti personali. Io al discorso che è un problema di rapporti personali non ci credo assolutamente. E qui mi fermo per il momento. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0. E volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia.